per favore Italia, adesso, io dove andare? E basta. Era questo l'accorato appello lanciato poche ore fa da Mohamed, pakistano, buttato fuori di casa la notte di Natale insieme alla moglie e ai due figli piccoli. L'uomo, finora residente a Monfalcone, nel Friulano, ha fatto da pochi giorni richiesta di residenza nel comune di Arezzo. Per adesso è ospitato in un hotel. È stata Lucia Tanti, assessora alle politiche sociali, a fare il punto della situazione di questa delicata vicenda. Ha lasciato il lavoro qualche tempo fa, ha fatto comunque il ricongiungimento familiare pur sapendo non avere sostanze per poter fare fronte ai bisogni dei propri figli, quindi insomma ci saranno molte verifiche da fare, ritiene giustamente di aver diritto ad una casa, io ricordo che c'è una lista di persone che sono avanti a lui e che quindi tali rimarranno, questo per quanto riguarda le richieste. Dopodiché ci sono i diritti che sono quelli dei minori, per cui già da questa mattina la situazione è monitorata dagli servizi sociali per dare una giusta collocazione ai figli e ovviamente al nucleo familiare, fermo restando che molte verifiche andranno fatte, perché ha lasciato il lavoro, perché nel comune di origine non ha avuto aiuto, perché mostra ferite che devono essere tutte verificate, insomma diciamo che si scinde sempre gli aspetti, uno è far fronte alle emergenze, questa lo è, l'altro è dare il senso che noi andiamo a fondo alle cose, quindi non ci facciamo convincere dagli appelli ma andiamo, come dire, a verificare gli aspetti. I bambini però possiamo dire per certo che non torneranno a dormire in un parcheggio. I bambini non torneranno a dormire in un parcheggio, i bambini in questo momento sono residenti in un altro comune, quindi sarà il caso anche che il padre specifichi perché ha ritenuto di prendere solo la residenza nel comune di Arezzo, perché ha lasciato il lavoro e una serie di questioni che ancora sono aperte che vanno tutte verificate. Altra cosa invece la sicurezza nella quale devono essere i minori messi.